lei è uno degli avvocati che si occupano della difesa di Lorenzo Valentina, che sono due attivisti della Casa dei Beni Comuni, nel procedimento a loro carico, per cui a giorni aspetteremo in teoria la sentenza di secondo grado. Al di là del processo in corso a carico di Lorenzo Valentina, volevamo capire se questo genere di procedimenti succedono spesso e che significato può avere nella lettura della giustizia italiana, no? La domanda è importante e difficile da rispondere. Diciamo che non tutte le cose che dirò sono per rispondere alla domanda del procedimento in corso, del quale io non vorrei parlare perché la sentenza della Corte d'Appello è attesa per questo venerdì. Il fatto di anticipare in un'intervista o una chiacchierata poi resa pubblica, come dire, la strategia difensiva. È giusto che l'autorità giudiziaria giudichi secondo i suoi meccanismi ed è giusto che l'opinione pubblica, che troppo spesso crede di potersi sostituire a un giudice, attenda l'esito processuale. Per quel che riguarda invece l'uso della giustizia penale come momento di controllo del dissenso, è innegabile che questo tentativo sia stato fatto. Nella storia della Repubblica Italiana, vi sono stati molti momenti in cui c'è stata la netta percezione, almeno da parte mia, ma non solo da parte mia, di un potere che utilizza il potere giudiziario per controllare il dissenso. Pensiamo ad esempio a Genova. È evidente che nel momento in cui la polizia falsifica delle prove, inventa delle prove molto gravi, ricordate la Molotov, ricordate il falso accoltellamento, per coprire l'azione sanguinaria di repressione che è stata compiuta a carico di persone che stavano esercitando un loro diritto costituzionale, stavano manifestando per un mondo diverso e per giustificare quello che poi la Corte Europea dei diritti dell'uomo, non un avvocato di provincia, ha definito essere tortura e ha invitato lo Stato italiano a introdurre finalmente questo reato nel nostro ordinamento e rendendo le forze di polizia riconoscibili, altra battaglia che andrebbe sicuramente ravvivata. Ecco, nel momento in cui pensiamo a Genova abbiamo l'esatta percezione, un esempio di quello che stavo dicendo. È innegabile che tramite il potere giudiziario si è cercato di influenzare, come dire, la società civile e di controllare il dissenso. Per fortuna devo dire che anche grazie a un coraggioso procuratore della Repubblica che ha pagato personalmente per questo, il tentativo del G8 non è completamente riuscito, perché c'è appunto chi ha detto di no alla polizia e chi ha avuto il coraggio di mettere in discussione quello che devono essere delle prove documentali semplicissime. Ma Genova non è l'unico esempio. Chi come me, e siamo in tanti avvocati della difesa, tutti i giorni va in aula per difendere lo strato più basso della società, ha l'esatta percezione che non sempre la giustizia persegue il suo scopo. Vi posso leggere un articolo della Costituzione. L'articolo 3, secondo comma. Al primo comma dice che tutti i cittadini sono uguali. E poi dice un'altra cosa. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Ecco, la giustizia si colloca in questo ambito qui, eh. La giustizia penale serve per rimuovere degli ostacoli. Il potente non ha bisogno di giustizia. La legge non serve al potente, la legge serve invece al debole. Don Rodrigo non ha bisogno dei tribunali. Ovviamente invece il contadino, il povero, il disagiato, chi è in condizioni di inferiorità sociale, economica, culturale, inferiorità in molti modi, invece ha bisogno di questo libro. Perché la procedura penale e il diritto penale serve esattamente a questo. Non credo di poter dire che la giustizia adempia sempre a questo fondamentale compito e non sto dicendo che è solo per colpa dei magistrati. È anche colpa della difesa, che non sempre riesce ad essere efficace, per una serie di ragioni che sono in parte tecniche, in parte politiche. A volte però si ha la sensazione che non svolga il proprio dovere al 100%, ci si sente in trappola nella giustizia, nei meccanismi della giustizia. In questo caso, che cosa può fare una persona che si ritrova in una situazione di questo tipo? Oggi siamo proprio a domande difficili.
da un mio punto di vista, chiaramente. Tenete presente, per favore, che io faccio l'avvocato, sono un difensore e non chiedetemi oggettività, vi do il mio punto di vista, che può essere contestato, insomma, in una democrazia è nella contrapposizione delle idee che emerge quello che potrebbe essere un dato oggettivo. Chiunque ha il dovere, credo, di credere che alla fine la giustizia prevalga. E capisco chi si sente intrappolato da logiche che non appartengono al buon senso. Vi faccio un esempio molto semplice. È già difficile capire perché la parola della presunta vittima debba contare più della parola dell'indagato. Non è la mia parola contro la tua, perché se tu mi accusi, la politica criminale ha fatto una scelta e decide che la vittima è più credibile dell'indagato, che ha una ragione precisa e che è condivisibile, pensiamo alla violenza sessuale. La donna dice vi è stata violenza, l'uomo dice non vi è stata violenza, a chi devo credere? Il nostro legislatore ha detto credo la vittima, il che è un principio condivisibile. Purtroppo questo principio si presta a strumentalizzazioni, soprattutto quando parliamo di delitti a sfondo politico o con influenza politica in cui si contrappone una visione del mondo rispetto a un'altra visione del mondo, perché è chiaro che il testimone tende a dire anche inconsapevolmente ciò che gli conviene più che ciò che è vero. E allora cosa può fare l'indagato? Può dimostrare la poca credibilità del testimone d'accusa. In America io dimostro che il testimone mente su un fatto, anche piccolo, anche lontano nel tempo, e la credibilità di questa persona è compromessa per sempre. Ricorderai forse Strauss-Kahn, quella questione di violenza sessuale. Il procuratore ha deciso di non portare il caso davanti a una giuria perché la vittima di questa violenza aveva mentito molti anni prima su circostanze che nulla c'entravano col nucleo processo, era una questione di immigrazione e di tasse non pagate. In Italia, e dico purtroppo, vige un principio diverso, vige il principio della scindibilità della testimonianza, e cioè un testimone mi può dire che lui ha una Ferrari e che mi ha visto rubare il telefonino. Io posso accertare tramite, ad esempio, indagini difensive che lui non ha una Ferrari ma ha una 500, e noi tutti al bar diremmo se ha mentito sulla Ferrari perché deve dire la verità sul furto. In realtà nelle aule italiane vige il principio che io accerto che ha mentito sulla Ferrari, ma il giudice può ritenere che lui sul furto ha detto la verità. E allora io capisco che le persone si sentono in trappola. È anche vero che vi sono alcuni ragionamenti da un punto di vista giuridico che non coincidono con il buon senso. Forse questi vanno cambiati, non credo che vadano cambiati solo con un'azione di protesta, bisognerebbe forse passare ad un voto più consapevole, perché a quel punto è compito del legislatore normare questa zona grigia. Se il buon senso non è unica cosa con la logica giuridica, una delle due cose va cambiata: o cambiamo il senso comune o altrimenti cambiamo la logica giuridica. La società civile che ci sta attorno, le persone che non sono toccate direttamente da questi casi e però comunque vivono in una situazione in cui potenzialmente potrebbero avere bisogno un giorno della giustizia e di una buona giustizia, che cosa possono fare? Cioè che cosa sarebbero tenute a fare? Intanto pensare che quello che leggiamo sui giornali che capita ad altri potrebbe capitare anche a noi, perché sa, e il pubblico italiano e la cittadinanza anche italiana è sempre molto giustizialista con gli altri, ma molto garantista con se stessi. Noi con noi pretendiamo il massimo di garanzie, ma non siamo disponibili a dare niente al terzo. Guardiamo, ne ho accennato, alle condanne preventive a mezzo stampa o addirittura a mezzo Facebook. E quindi forse mettersi nei panni della persona che in quel momento subisce la gogna mediatico-giudiziaria potrebbe essere un buon inizio. Poi può anche esercitare il buon senso, perché vi sono alcune questioni, penso ad esempio ai reati di terrorismo, ricordo un caso davanti alla Corte d'Appello di Venezia di un medico austriaco rifugiato in Austria per questioni di persecuzione politica in Turchia, raggiunto da un mandato di una richiesta di estradizione dalla Turchia, in cui l'opinione pubblica italiana si è bevuto le balle dei servizi turchi e le ha amplificate, a differenza ad esempio della stampa austriaca che fin dal primo giorno ha esercitato un giusto controllo critico, perché l'opinione pubblica e dunque il potere dei media
è il cane da guardia del potere, non è il lacchè del potere. La società civile poi ha il dovere anche di mobilitarsi, perché vede, il silenzio è complice. Non vi può essere un silenzio indifferente, ma questo non vale tanto o solo per questioni giuridiche che spesso sono complesse e che necessitano di un'informazione, perché io intanto mi posso fare un giudizio di una cosa quanto conosco i fatti che ne stanno alla base e sono informato correttamente, ancora l'importanza dell'informazione su questo. Però guardiamo al problema dei profughi, guardiamo i domeni, guardiamo a quello che sta succedendo nel cuore dell'Europa con persone che non sono migranti economici, ma sono invece rifugiati da guerre e persecuzioni. Ecco, lì il silenzio è proprio complice. Io stando zitto consento questa cosa, e consentendo questa cosa divento anch'io uno dei colpevoli. Quindi, opinione pubblica, ti riesci a fare un giudizio? Devi farti sentire, così come del resto state facendo voi.